Ci troviamo con Davide Graz a Tirrenia, peraltro anche l'anno scorso vi eravate recati qui in raduno. Allora Davide, intanto com'è allenarsi, cioè passare dal tonale all'allenamento in riva al mare? Sicuramente sono due cose diverse. Io quasi preferisco la neve perché qua è quasi troppo caldo ogni tanto. Non sono un amante delle temperature elevate, ma non sembra male il clima, quindi penso che sarà una settimana di allenamento, insomma, del tutto produttiva, ecco. Da Sappadino Doc preferisci le temperature basse, Sì, cioè non neanche troppo basse, un po', insomma, giuste, ecco. eh? Senti, sei stato inserito in squadra A e voglio chiederti proprio anche cosa significa per te entrare a far parte proprio del gruppo principale della squadra azzurra. Beh, sicuramente spero che sia, insomma, un punto di partenza, è diciamo, un gran risultato e spero, insomma, di sfruttare questa cosa e migliorare in tutto e dappertutto. E, insomma, spero che sia di grande motivazione per me, ecco. A volte secondo te puoi pagare un po' anche le attese che ci sono attorno a te? Ah, sì, diciamo ogni tanto magari ci si aspettava, specialmente questo inverno, qualcosa magari forse anche di troppo da me, magari cioè, non mi ha aiutato nell'affrontare le gare, però generalmente non sono uno proprio uno molto ansioso, uno che soffre molto queste cose. Comunque sì, quest'anno forse l'ho sentito più degli altri anni. È importante mantenere lo stesso allenatore per dare anche continuità all'allenamento. Sì, diciamo con Fulvio ho un bel rapporto, nel senso che riusciamo a parlare adesso, cioè riusciamo a parlare, insomma, un po' di tutto, quindi anche riuscire ad affrontare i problemi che anche ci sono stati, e sicuramente, diciamo, è già un punto di partenza più avanti rispetto a che riniziare con un altro allenatore, quindi spero, insomma, che porti a dei risultati questa stagione. Ti è rimasta un po', no? Lì la 15 km dello scorso anno, visto che eri arrivata ad Oberstdorf e ti hanno detto proprio all'ultimo che non avresti gareggiato, però ecco, l'amarezza di quel giorno può essere uno stimolo in più anche in ottica olimpica. Sicuramente, diciamo, non è stata una delle più belle esperienze vissute. Sinceramente, perché la notizia è arrivata il giorno prima, la sera prima, e insomma io ero proprio ormai con la testa sulla gara ed è stato abbastanza uno shock, ecco. Poi bisogna prendere quel che viene, insomma, spero e sono convinto che ci saranno altre opportunità nella mia carriera, quindi insomma cioè è solo un conto in sospeso, insomma ci saranno sicuramente altre occasioni, ecco. L'ultima cosa che volevo chiederti riguarda proprio questa stagione, nel senso che comunque ti trovi in squadra A prima di un'Olimpiade, quindi ci pensi insomma a questa possibilità, insomma prepari la stagione pensando che di andar lì, immagino, no? Quello è l'obiettivo. Ma chiaro, penso che per ogni atleta italiano, diciamo senior, il focus è sulle Olimpiadi, perché penso che sia, diciamo, il sogno di ogni atleta, quindi lo è anche per me, c'è poco da dire. Ovviamente se sarò nelle condizioni, se farò dei risultati che mi permettono di andare, ben venga, altrimenti, insomma, prenderemo quello che viene.